Bentornati su Recensioni per Scegliere, in questa scatola è presente un rialzo da sedia per bambini veramente innovativo. Si chiama Pop-up Booster della Bombol ed è un rialzo da sedia veramente innovativo. Vado subito ad aprire la confezione così lo vediamo insieme, vi spiego tutte le caratteristiche di questo prodotto e per quale motivo è il miglior rialzo da sedia che potete acquistare per il vostro bambino. Anche questo video fa parte dei video che stiamo realizzando per la playlist Genitori e Neonati. Qua sotto in descrizione trovate il link alla playlist in cui trovate tutti i video con tutti i vari prodotti che abbiamo portato fino ad oggi sul canale e trovate anche il link per acquistare questo prodotto al prezzo scontato. Come al solito vi chiedo di mettere un mi piace per supportarmi e farmi crescere col canale, per voi è gratuito, per me è molto importante per riuscire a portare sempre nuovi contenuti e nuovi prodotti innovativi come questo. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale cliccando anche sulla campanella per non perdere altri contenuti dedicati al mondo dei genitori e dei neonati, ma non solo. Inoltre qua sotto in descrizione trovate il link anche al mio canale Telegram e canale Instagram dove vado a pubblicare offerte e buoni sconto per acquistare online. All'interno della confezione troviamo un tappetino che ci servirà ad andare a posizionare sulla sedia per non andare appunto a rovinare la sedia e avere una seduta più stabile. Questo tappetino ci permetterà anche di andare a proteggere quindi la seduta. Poi abbiamo una borsa con tracolla, questa è la nostra seduta, come vedete si ripiega e occupa pochissimo spazio e ci permette quindi di andarla a trasportare facilmente in giro. La tracolla che utilizzeremo per andare a bloccare il rialzo sulla sedia ci permette di andarla a trasportare anche sulla spalla e il peso del tutto è di soli 950 grammi. Quindi potremo trasportare con noi facilmente questo rialzo per sedia senza avere per le mani un scomodo rialzo da sedia in plastica che solitamente sono molto più ingombranti. All'interno di questa borsetta troviamo direttamente il nostro rialzo per sedia che è presente in due colorazioni. Questa che è quella in grigio e poi esiste una colorazione in blu. All'interno troviamo anche il manuale di istruzioni che ci spiega velocemente come andare a montare il nostro rialzo per sedia e come andarlo a posizionare poi nuovamente dentro la confezione. Infatti il nome Pop-up prende spunto proprio da quei libri Pop-up che quando si girano le pagine vanno a creare un'immagine, una figura in 3D. Questo rialzo per sedia si ispira alla stessa logica. Per quanto riguarda l'apertura della sedia, basterà tirare con forza la linguetta rossa posta nella parte posteriore fino a sentire il click. Come vedete abbiamo quindi creato una sedia come rialzo appunto da utilizzare sulla sedia per raggiungere il tavolo, con cinturine di sicurezza, con sgancio rapido, che ci permetterà di andare a posizionare il nostro Bombol Pop-up su qualsiasi sedia che troveremo al ristorante o magari in una casa. Come vi dicevo prima, con la cinghia posteriore andiamo poi ad assicurarla alla sedia. Adesso posiziono una sedia e vi faccio vedere come andarla a bloccare in modo tale da renderla sicura. Vado a posizionare la mia stuoietta sulla sedia in modo tale da andare a creare anche un attrito quando andiamo a posizionare poi il nostro Bombol Pop-up. Qui andiamo a sistemare il rialzo per sedia e andiamo a utilizzare, come vi dicevo prima, la cintura per andarla a bloccare e renderla più sicura in modo tale che non possa cadere dalla seduta. Facciamo quindi passare la cintura nella parte posteriore in modo tale da andarla a bloccare. Per rendere il tutto ancora più sicuro facciamo passare una cinghia nella parte posteriore e una cinghia invece nella parte sotto in modo tale che il nostro Bombol sia stabile anche con movimenti dall'alto verso il basso. Quando abbiamo poi collegato il tutto andiamo a stringere la cinghia. Come vedete la seduta è ben assicurata alla nostra sedia, quindi potremo andare a posizionare il bambino. Le cinturine poste qua nella parte superiore ci permettono di andare a allungare o stringerle in base all'altezza e all'età del bambino e si tratta nella parte superiore di cinturine elastiche. Cinturine che poi potremo appunto andare ad assicurare in modo tale da evitare che il bambino possa cadere giù. Quando poi il vostro bambino sarà più grande potremo andare a rimuovere semplicemente andandolo a sfilare la cinturina superiore in modo tale da andarlo a bloccare solo più con le cinturine laterali che sono allungabili. La struttura di questa sedia è pensata per supportare fino a 75 kg di peso, quindi capite come il peso del vostro bambino verrà supportato senza alcun problema. La cura dei particolari e l'attenzione con cui è stato progettato questo prodotto lo rendono il migliore rialzo per sedia per bambini. Il tessuto è facilmente lavabile con una spugnetta, quindi potremo andarla a lavare e igienizzare in modo veramente semplice. Per quanto riguarda invece la chiusura, andiamo a staccarla dalla sedia e ve la faccio vedere.
Una volta scollegata la cinghia e tolta dalla parte sottostante e posteriore, il nostro bonbol si richiude veramente in un attimo. Infatti qua sotto, dove abbiamo tirato prima la linguetta rossa, è presente un tastino che andremo a schiacciare in questo modo. E come vedete il bonbol si va a ripiegare ed è pronto per essere posizionato all'interno della sua custodia con un ingombro veramente ridotto. Quindi una volta chiuso andiamo semplicemente a inserirlo all'interno della sua custodia facendolo scorrere con l'unica accortezza di lasciare la tracolla nella parte superiore. In questo modo possiamo andare a, volendo, posizionare dentro anche la stuoietta che ci servirà appunto per andare a posizionare sulla sedia. Chiudiamo con il velcro e la nostra sedia portatile è pronta per essere trasportata. La tracolla anche qui ovviamente è regolabile in lunghezza in base alle vostre esigenze. Come vedete, con un ingombro veramente ridotto e un peso inferiore a un chilo, abbiamo sempre a disposizione il nostro seggiolone portatile per andare al ristorante o per andare a casa degli amici o parenti. Le caratteristiche che più mi sono piaciute di questo prodotto sono sicuramente la seduta e lo schienale imbottito, che malgrado le dimensioni compatte rendono comunque comodo questo seggiolone da viaggio. Si tratta di un prodotto di design, un prodotto di qualità anche con i materiali con cui viene realizzato, e quindi uno dei punti deboli è sicuramente il prezzo, che ha un prezzo più elevato rispetto ai classici rialzi per sedia. Se avete delle domande su questo bonbol potete lasciare un commento qua sotto, rispondo sempre a tutti. Spero che il prodotto vi sia piaciuto, come al solito qua sotto trovate il link per acquistarlo. Per questo video con il pop-up di bonbol è tutto, noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico!